Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo terzo ed ultimo giorno del Sentiero Delta Versilia. Questo è il mio sarcofago, adesso smonto tutto, faccio colazione e parto. Caccia? No, ma che? Cammino! Sto facendo il Sentiero Delta Versilia. Ah, ho capito. Dopo verso le 8 qualcosa giù c'è bar, quanto ti ci vuole caffè? Sì, quanto... grazie mille. Salve! Ora stiamo per arrivare a Sant'Anna di Stazzema, un luogo molto molto importante, tristemente importante, dopo vi spiegherò meglio, e per qui ci dovrebbe essere una fonte d'acqua. Adesso la cerchiamo. Bene ragazzi, siamo arrivati a un bivio dove se andiamo a destra andremo verso Capriglia e Capezzano Monte, e cioè dove vorremmo andare noi. Però voglio fare un attimo una deviazione all'ossario di Sant'Anna, perché voglio spiegarvi un pochino meglio la storia di questo luogo. Siamo nel monumento per la memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un eccidio compiuto dai nazisti che il 12 agosto del 44 portò via più di 560 persone. Dire che sono emozionato è riduttivo, non mi succede spesso, però è una cosa che veramente mi fa senso. Mi fa senso perché, specialmente dopo aver fatto questo cammino, dopo essermi reso conto quanta vita c'era in questi posti, quanto movimento, quanta energia, quanta voglia di fare, pensare tutto quello che è successo e pensare che tantissime persone nemmeno lo conoscono fa veramente effetto. Comunque, cerchiamo di tirarci su, valorizziamo questa cosa, cerchiamo di non dimenticare. Adesso riprendiamo il cammino e torniamo verso il Sentiero Delta Versilia. Bene, ho verificato che anche
la fontana di Capriglia funzioni, è leggermente fuori dal sentiero, ma anche nei vari paesetti mi sono allungato un po' in centro per dargli un'occhiata, per controllare che sia tutto a posto. Come potete vedere, iniziamo a essere già più a case più moderne, cominciamo ad avvicinarci alla civiltà. Questa qui davanti a me è tutta la parte Massa, Carrace, tutto il litorale, diciamo, della Versilia, eccetera eccetera. Poi là c'è il Golfo della Spezia e quelle là sono le Cinque Terre addirittura. Sono un attimo confuso. Sì, sono abbastanza confuso. C'è più densità di cani qui che nel resto di tutta Italia. Impressionante. Bene ragazzi, siamo arrivati a Seravezza. Ora il SAV dà due opzioni principali. La prima, di continuare sulla strada, quella proprio che porta in paese, in 5 minuti nemmeno essere a Palazzo Mediceo, Villa Mediceo, quel che è, e terminare il SAV. La seconda opzione invece è un'opzione che in realtà sarebbe il SAV vero e proprio, quello classico, e cioè di salire sopra questo colle qui, di salire qua su, quindi di fare un pezzo in salita non indifferente, riscendere ed essere poi sopra il Palazzo Mediceo. Io penso che, visti tutti i chilometri, viste tutte le cose, visto anche un po' la stanchezza, la cosa migliore sia quella di farsi la salita. Era arrivato, no? Ora, che mi è venuto in mente? Vedo la fine! Vedo la fine! Ho conosciuto il sentiero Alta Versilia per la prima volta nel 2017 e da allora è stato amore a prima vista. Ed anche se è passato molto tempo dal primo SAV, le emozioni e le sensazioni che ho provato mi hanno riportato alla mia primissima volta. In questo cammino ho visto dei paesaggi e dei borghi incredibili. Ho scoperto miniere abbandonate, esplorato grotte, parlato con un sacco di persone e sono persino caduto. Ed ogni momento che ho vissuto l'ho assaporato appieno. Quello che mi auguro per il SAV è che riceva la visibilità che si merita e che sempre più persone possano calpestare questi sentieri incredibili. Quindi, per tutte le persone che verranno, grazie e benvenuti sul Sentiero Alta Versilia.